Io ho provato l'anno scorso fisioterapia, poi non ho passato il test, ho iniziato il servizio civile e un altro lavoro e poi facendo il servizio civile ho rivalutato completamente la figura dell'infermiere, lì c'è stata questa scelta di provare anche infermieristica e sono entrata. Mi ha insegnato tanto a livello umano di come proprio approcciarsi con le persone. Vieni a contatto con persone che hanno veramente bisogno di te. Mi è piaciuto come ho reagito io, mi è piaciuto cosa mi ha dato a livello proprio di emozioni. Ho capito che è una cosa veramente utile e mi sono pentita di non averlo fatto prima. In famiglia mia nessuno ha mai fatto volontario, mai salito su un'ambulanza se non da paziente. C'era un po' di pregiudizio, diciamo, all'inizio. Poi, quando hanno visto che comunque sia mi piaceva, ero contenta, si sono ricreduti anche loro. Alla fine di quest'anno in servizio civile sicuramente rimarrò come volontaria in fratellanza. Quando abbiamo iniziato a fare le chiamate per la spesa, che all'inizio ti dico la verità, non era una cosa che mi interessava molto perché a me stare in ufficio a telefono a segnare la spesa ho detto no, che cosa noiosissima. Invece no, mi sono ricreduta perché mi hanno dato tanto, cioè mi riempivano proprio il cuore quando facevi queste telefonate perché tanti si emozionavano anche. E quindi loro fare la lista della spesa a telefono, a parlare, non lo so, del più e del meno, dell'insalata invece che di prendere 2 chili d'arance. Si ricordavano anche di me, questa è la cosa che mi ha stupito, che tutte le volte facevo, sì, sono Linda della fratellanza militare. Oddio, ciao Linda, meno male ci sei te. Un signore che ho fatto la lista anche l'altro giorno, mi sembra. Sì, che si ricordava di me, che gli dicevo, che gli suggerivo come cucinare le cose. Tipo il petto di pollo, gli faccio, guarda signore, il petto di pollo lo faccio con il latte che è buono. Ah sì, buono, grazie. E l'altro giorno mi ha ricordato, oh, l'ho fatto il petto di pollo, lo voglio riprendere anche questa volta. Quindi sì. O una signora che prendeva sempre le due solite bustine di grana grattugiato da mettere sulla pasta al ragù, sempre, sempre le stesse. Sono rimasta contenta perché credevo una cosa noiosa, invece no, mi sono proprio ricreduta. Pensi, oddio, sono stata veramente utile a qualcuno che era in una situazione difficile. Ti senti veramente utile per la vita di qualcun altro. Io ho 20 anni, sono del 2000. Penso sia importante fare questa esperienza, soprattutto per i ragazzi della mia età. Mi sono accorta che da quando ho iniziato questa esperienza, se vedo qualcuno per strada che ha bisogno, che è un attimo in difficoltà, non ci penso 2 volte prima di avvicinarmi. E poi è una bella esperienza perché si fa tante amicizie nuove. Ho iniziato l'università con una ragazza del servizio civile e adesso praticamente ci vediamo, ora no, ci vediamo no, ci sentiamo tutti i giorni, andiamo all'università insieme, no. È stata veramente una bella esperienza, in un anno mi ha cambiato tanto. Sì, è proprio una bella esperienza.